Intanto portiamo le due soluzioni tecniche individuate dalla nostra società, IRE, già Infrastrutture Liguria, e che individua a Taggia una soluzione a nord e una a sud della stazione ferroviaria, con pro e contro per le due ipotesi. Suggeriremo e chiederemo che ci sia, soprattutto da parte del Comune di Taggia, una valutazione veloce perché si possa arrivare a una scelta, dopodiché la nostra società ha il compito di definire lo studio di fattibilità vero e proprio, che è propedeutico ai passaggi successivi, che sono fondamentalmente quello di definire in modo circostanziato il costo e poi cominciamo e insieme a questo noi lavoreremo intanto sui finanziamenti. I finanziamenti sono problemi? Per i finanziamenti i problemi ci sono sempre, direi che è impossibile che non ce ne sia. Però noi stiamo lavorando, quando dico noi, dico le regioni e il Ministero della Salute. Abbiamo nell'ambito della discussione sul patto per la salute discusso molto di questi aspetti, dei nuovi investimenti, e abbiamo avuto un po' di difficoltà col Ministero dell'Economia, che ha espresso delle linee molto prudenti. Però le soluzioni che noi abbiamo indicato, che non sono così esplicitate nel patto come avevamo in primo tempo scritto, però ci possono portare a dare un bel impulso all'edilizia e alle tecnologie sanitarie in tutto il Paese. Quindi io confido che nei prossimi mesi, con coinvolgimento diretto del Governo, si possa, parlo del Governo nel suo insieme, questo è un fattore di sviluppo. Cioè, non si dà soltanto un miglior servizio alla provincia di Imperia o, che so io, alla provincia di Salerno, se si fa un ospedale nuovo lì, ma si danno le opportunità di lavoro, di investimento, insomma, sono le cose che bisogna fare per muovere l'economia. Con tanti problemi economici e burocratici c'è un'idea di start dei lavori al momento? No, guardi, io la famosa data la dico soltanto quando abbiamo un momento di partenza, anche perché se oggi fossimo in grado di fare la gara domani, magari si assegna a lei che risulta vincitore, il secondo fa ricorso e ci perdiamo qualche mese per TAR, per Consiglio di Stato. Quindi l'importante è procedere. Ora, lo step che abbiamo davanti è decidere definitivamente la location. La spesa ipotetica è quella sempre dell'ordine di 280-290 milioni? Con 250 questo ospedale si può fare. Mi pare. Ma comunque adesso lo dirà l'ingegnere. Dall'area, perché mi dicono che un'area sia molto più piccola dell'altra. Quindi. Sì, dipende un po' dall'area, dipende ad esempio come si risolvono a trovare dei parcheggi, che è evidente che se devono costruire parcheggi in struttura si ha un costo, se si costruiscono parcheggi a raso è naturale, costano molto meno, quindi bisogna, però bel passo avanti. Lo scopo della riunione di oggi è solo di illustrare, tanto per me è un'occasione anche per raccontare quello che sta accadendo e tranquillizzare tutti gli amministratori sul fatto che la sanità ligure è in una situazione di equilibrio, l'abbiamo salvata, leggerò le cose che la relazione della Corte dei Conti ha scritto sui nostri risultati, e non sono proprio così disastrosi come si è scritto in questi giorni, quei problemi li affronteremo. Ma è stato il Comune di Taggia a sollevare la questione dell'ubicazione? Cioè voi più o meno avevate già un indirizzo? Delle sue valutazioni urbanistiche il Comune aveva espresso delle perplessità e allora noi abbiamo scelto di valutare entrambe le soluzioni. L'ultima cosa, è sempre valido quel discorso di cofinanziare con dismissione dell'esistente? Sì. Sì, e anche su questo bisogna aprire un confronto con i comuni interessati, che fondamentalmente sono Sanremo e Imperia, e cioè per capire cosa. I due ospedali sarebbero in sostanza.
ospedali e Bussana, sì, no, insomma dipende anche cosa si fa. Però insomma, a me pare che la cosa importante sia intanto individuare dove vogliamo farlo, poi cominciamo a ragionare di quello che dispone. Qualche anno che ne parliamo di dove farlo. Lo so, però lei deve considerare, mi fa piacere se lo fa anche considerare i suoi lettori, che l'ultimo finanziamento nazionale per edilizia sanitaria risale al 2008 governo Prodi. E erano fra 2007 e 2008 erano 5 miliardi, quasi 6, e l'unico miliardo, un po' meno, 850 milioni sono stati sbloccati da Monti durante il suo governo. 5 miliardi all'origine erano? Erano per il 2007 e il 2008 erano previsti quasi 6 miliardi in due anni, sì. Sono stati stanziati, sì. Sulla base di questo sono stati costruiti dei programmi, noi abbiamo la fortuna di essere arrivati secondi con l'ospedale di Spezia, per cui quando Monti ha sbloccato 800 milioni li abbiamo potuti prendere.